Dopo lo stop del 2020 torna il calcio storico, seppur in una data anomala, quella dell'11 settembre, e in una formula ridotta. Il consueto appuntamento del 24 giugno è stato infatti traslato di qualche mese a causa dell'emergenza sanitaria, mentre a sfidarsi in piazza Santa Croce in un'unica partita saranno gli azzurri e i verdi. Le due squadre si affronteranno sabato nella finalissima dopo la decisione di rossi e bianchi di non partecipare all'edizione 2021. Il Covid-19 ha fatto pensare ai bianchi e ai rossi che fosse meglio non giocare, e la stessa motivazione e la stessa voglia invece, per la stessa motivazione, hanno avuto voglia di giocare i verdi e gli azzurri, hanno avuto voglia di ripartire, hanno avuto voglia di mettersi in gioco e hanno avuto voglia di regalare questo spettacolo ai fiorentini. Le motivazioni erano valide sia per giocare che per non giocare. Il Comune di Firenze ha cercato di accontentare chi ha voluto giocare, cercando di dare in questa maniera uno spettacolo bello a tutti i fiorentini che amano il calcio in costume. Un'alternativa non c'era, l'alternativa era non vedere il calcio in costume nemmeno quest'anno. Grazie ai verdi e agli azzurri, chi ama il calcio in costume in televisione potrà quest'anno godere di questo spettacolo. Un evento attesissimo da tutta la città, anche se non ci sarà la possibilità di potervi assistere in presenza. La partita si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico, e tutta l'area di Santa Croce sarà delimitata da un doppio anello di controlli. Non mancherà comunque la possibilità di vedere la sfida, che per la prima volta sarà trasmessa in tutto il mondo in diretta streaming e in televisione. C'è una novità straordinaria, frutto di un grande lavoro, impegno, gioco di squadra, sacrificio. Per la prima volta nella storia il nostro calcio storico, o calcio in costume come alcuni lo chiamano, sarà visibile in mondovisione grazie al successo del bando di gara che abbiamo lanciato mesi fa e che ha visto vincitore Indiana Production, con un network di soggetti che non solo consentirà una distribuzione in tutto il mondo attraverso abbonamenti o pay per view, ma che consentirà per la prima volta di vedere da casa il calcio storico con una alta definizione 4K, quindi con degli standard tipici delle grandi manifestazioni sportive. Per questo ringrazio il presidente Pierguidi, che ha fatto un gran bel lavoro, gli uffici del comune, i miei uffici, che fin dall'inizio si sono impegnati. Da anni cercavamo di proiettare il calcio storico a livelli internazionali come le grandi manifestazioni italiane della tradizione. Ci siamo riusciti e siamo impazienti di vedere la reazione anche del pubblico. Ricordo che comunque sarà visibile in chiaro e gratis in tutta la Toscana attraverso il broadcast di Teleiride Toscana TV. La partita sarà trasmessa in diretta su internet in abbonamento e pay per view da Eleven Sports e da Live Now Italia. Nel resto del mondo sarà disponibile con commento e cronaca in inglese sempre sulla piattaforma Live Now. Sarà anche distribuita in Regno Unito, Australia e Arabia Saudita. Il corteo della Repubblica Fiorentina, che tradizionalmente precede la partita, per il rispetto del distanziamento ed evitare assembramenti, sarà ridotto a circa 300 persone, tutte con Green Pass. Il corteo non sfilerà per le strade del centro, ma si schiererà alle 16 in piazza, partendo da via Maiabechi. Dopo l'esibizione dei musici e dei bandierai degli Uffizi e il comando alla voce, il corteo lascerà il terreno di gioco per schierarsi intorno al campo. Saranno loro a formare la cornice di pubblico intorno a Piazza Santa Croce. Alle 17 è previsto l'inizio della sfida. La partita di quest'anno sarà dedicata a due persone molto amate dal calcio storico fiorentino, Uberto Bini e Gigi Vitali, scomparsi negli ultimi mesi, insigniti del titolo di Magnifico Messere. A rappresentarli in piazza saranno rispettivamente la moglie Dina Berti, che sarà la Leggiadra Madonna, e il figlio Fabrizio Vitali. Il palio di quest'anno è stato dipinto dall'artista Enrico Bandelli del gruppo Donatello di Firenze e messo sulla stoffa dall'artigiano Gianluca Briccolani della Tappezzeria Fiorentina.